E di fatto la campagna elettorale inizia in questi giorni. E io vorrei che fosse una campagna elettorale fatta da persone serie, non persone che lanciano slogan su cose impossibili semplicemente per raccogliere consensi e non prendono impegni per il paese. Noi stiamo cercando di farlo in modo serio. Vedo gli slogan della destra, sono slogan assolutamente demagogici che puntano soltanto a imbrogliare le persone. Quindi noi stiamo facendo una campagna seria, ci presentiamo sulla base del lavoro fatto e sulle cose che vogliamo fare per il paese, in particolare mettendo una centralità al mezzogiorno. Anche per questo io ho chiesto e sono candidato a Napoli. La soluzione dei problemi del mezzogiorno non risolve i problemi solo di questa terra, ma è la condizione per avere l'Italia competitiva. La crescita del mezzogiorno, la creazione di posti di lavoro è quella che può salvare l'economia italiana, quindi è un impegno nazionale che dobbiamo portare avanti giorno dopo giorno e lo faremo. È la priorità assoluta per cui sono qui a Napoli. Il Sud deve rialzare la testa, deve diventare la priorità dell'agenda politica nazionale. Abbiamo bisogno di ripartire dalle questioni vere che riguardano le persone del Sud. Quindi il lavoro prima di tutto, la difesa della sanità pubblica, la difesa della scuola pubblica. C'è una grande questione sociale nel Mezzogiorno che non può essere dimenticata. In questo momento nella campagna elettorale questo tema non è centrale. Io spero che da oggi, dopo questa iniziativa, diventi il principale tema di questa campagna elettorale. Dico che i cittadini hanno ragione, c'è troppo politichese, bisogna prendere dei temi concreti. Noi stiamo lavorando nel governo Draghi per un provvedimento sulle bollette, sia per le imprese che per le famiglie, perché non è possibile che una famiglia che ha un reddito basso si trovi una bolletta quadruplicata. Stiamo lavorando per difendere il reddito di cittadinanza che la destra vuole attaccare, perché è una misura di sostegno sociale a chi non lavora, e soprattutto vogliamo introdurre il salario minimo, cioè per evitare questa vergogna che persone lavorano per 4 euro e mezzo, 3 euro e mezzo all'ora. È una cosa inaccettabile in un paese civile ed è uno dei nostri primi impegni per la prossima legislatura. Io mi sono impegnato sempre su cose concrete, le cose concrete le ho provate a realizzare. Avevo detto che avremmo aumentato i soldi per il Sud, per la sanità, l'abbiamo fatto. Mi ero impegnato per mettere al centro il diritto alla salute in questi mesi, in questi anni, lo abbiamo fatto. Ora in questa nuova fase voglio provare a mettere al centro la questione di un Sud che riparte, che si rialza, che non deve credere alle promesse, ma deve affidarsi alla serietà delle persone che hanno dimostrato sul campo di poter affrontare problemi anche molto seri e che da oggi vogliono mettere al centro questo tema come tema prioritario della nostra agenda politica. No, io temo che la destra smonti il reddito di cittadinanza. Noi l'abbiamo difeso nel governo Conte 2, nel governo Draghi, e continueremo a difenderlo. Va tutto talmente in fretta che si dimenticano le cose. Adesso, proprio in questi giorni, col caro bollette, il caro energia, la guerra in Ucraina, tutti i problemi che quest'autunno porterà con sé, c'era bisogno di un governo stabile in carica, e Draghi avrebbe avuto la scadenza naturale a marzo del 23, quindi avrebbe potuto governare bene il paese altri mesi. 5 Stelle hanno la responsabilità enorme, insieme alla destra, di avere fatto cadere questo governo per un calcolo di convenienza, e questa cosa purtroppo non può essere dimenticata. Ma sicuramente la prossima settimana lavoreremo in questa direzione. Il Presidente del Consiglio Draghi sta programmando un intervento corposo, importante, che vada nella direzione di dare sostegno alle famiglie e alle imprese. Ce n'è un particolare bisogno, perché l'inflazione ha ridotto il potere d'acquisto delle persone. L'inflazione si è mangiata una parte dei salari. E per una persona che guadagna 1.000, 1.500, 2.000 euro al mese, vedere raddoppiata la bolletta, aumentare il costo della spesa al supermercato è una cosa molto molto seria. Per questo il governo giustamente interverrà con forza. Fa un po' ridere che a tirare per la giacchetta Draghi in queste ore siano le stesse forze politiche che l'hanno mandato a casa. Senta, il pericolo di influenze estere è concreto? Purtroppo mi pare concreto, ma vogliamo evitare che vedere, fare in modo che questo problema non si concretizzi vincendo noi le elezioni. La campagna elettorale crea delle amnesie. C'è stato un voto di fiducia al Senato e 5 Stelle non hanno votato la fiducia al governo Draghi insieme alla destra. Tutto il resto sono ricostruzioni. Ma guardi, sappiamo chi sono gli amici di Putin e della Meloni, lo abbiamo visto in questi anni, non nascondono l'amicizia per Orban, per la Le Pen, per persone che credo non abbiano aiutato né il nostro paese né l'Europa in generale. Io spero che ingerenze non ve ne siano, però tutti sanno bene quali sono, diciamo, le relazioni di alcune forze candidate, che Putin sia stato in qualche modo un riferimento di Salvini è un dato di fatto, più volte ne ha parlato in maniera straordinaria. Noi invece siamo fortemente ancorati all'Europa e all'idea di lavorare con Germania e Francia per costruire un'Europa più unita. Grazie mille, iniziamo. Senza di medici in molti ospedali, lei sarebbe favorevole a un'abolizione del numero chiuso a medici? Ma finalmente il vero problema in questo momento sono le borse di specializzazione. Finalmente abbiamo
ha fatto un intervento senza precedenti sulle borse di specializzazione. Quest'anno finanziate il triplo di 3 anni fa, il doppio di 2 anni fa. Grazie. Per prendere l'impegno e rappresentare in Parlamento i problemi di questa terra. Io ho lavorato molto in questi anni da Ministro della Cultura, molto direttamente su Napoli, sulla Campania, credo anche con dei risultati collettivi, e quindi vengo non soltanto con la base di quello che mi impegno a fare, ma anche di quello che ho fatto.